Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video skincare della mattina aggiornata all'ultimo periodo. È molto presto, mi sono già allenata, mi sto preparando. Allora, scusate che ovviamente io non è che chissà cosa ho preparato. Allora, diciamo che se avete visto uno degli ultimi video, ovviamente ho dei video programmati e quindi questo non so quando andrà online. Oggi è venerdì 14 giugno. Avete visto che circa una settimana fa ho ricevuto come omaggio, gifted, come dicono quelli bravi, due prodotti di FaceD, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere il video, è relativamente recente, abbastanza recente. Quindi io ho deciso, complice un'abbondante curiosità, di provare questi prodotti, ma adesso ne parliamo. E quindi nell'ultima settimana la mia skincare da giorno ha subito una modifica, ma adesso appunto vi dico. Cosa che non è stata modificata nell'ultima settimana è il tonico che sto utilizzando da circa un mesetto scarso, intorno ai 25 giorni più o meno, credo. Più o meno un mesetto scarso. Da giorno sto utilizzando il Glow Toner Beauty Expert di Balea, che contiene vitamina C e pantenolo, che se mi seguite appunto sapete che ho acquistato dal DM, Balea rivenduta da DM, lo vado a mettere sulle mani e vado a tamponare. Questo è un po' l'effetto, vedete che non fa effetto saponato. Profumazione praticamente inesistente, lo metto proprio con le mani così, tampono bene e devo dire che non mi sta dando particolari problematiche, mi piace l'effetto, dà un effetto luminoso, non tira assolutamente la pelle, lo sento anche leggermente idratante, mi piace. Devo dire che è un tonico da giorno che non mi sta dispiacendo affatto, anzi. In questa fase di giugno un po' particolare, nel senso che comunque mi ricordo l'anno scorso che già dalla metà di maggio si schiattava di caldo, quest'anno devo dire che, boh, non lo so, non voglio fare giù gli acidi noi altri, ma stiamo a vedere. Comunque, questo tonico da giorno, se vi piace l'effetto glow non eccessivo, una cosa molto tenue, gestibile, carina, un buon effetto, senza profumazione, vi piace. Vi piace il tipo di referenza? Siete anche voi tendenti a separare tonico giorno, tonico sera? Ha un prezzo decisamente gestibile perché credo che costi intorno ai 3,90-4 euro, centesimo più, centesimo meno. A me sta piacendo, ovviamente continuerò l'utilizzo e poi ne parliamo anche un po' più avanti. Niente da dire. Buono. Allora, poi io nell'ultimo periodo ho incominciato ad utilizzare con il tonico di Balea Beauty Expert che avevo preso tra l'altro insieme, se avevate visto il video della che ero capitata al DM per caso, credo in aprile, se non vado errato. Io avevo preso il siero crema alla vitamina C con SPF 30, come si può vedere, ma sapete che io uso l'SPF 50, non è che si vanno a sommare, fa fede l'SPF più alto. Io per 20 giorni buoni ho utilizzato questa, che è un siero in crema, ma è prettamente cremoso, ragazzi. Però nell'ultima settimana ho utilizzato quello di FaceD. Questo è un prodotto che vi farò vedere, ma adesso voglio farvi vedere l'altro che io ho comunque utilizzato prima dell'acido ialuronico. È un prodotto cremoso, è un siero crema prettamente crema. Ho voluto cominciarlo insieme al tonico, alla vitamina C per ovvi motivi di coerenza di linea, vediamola così. Non mi dispiace l'effetto, però francamente se avessi compreso che il siero crema era prettamente crema, probabilmente l'avrei aperta un po' più avanti utilizzandola da sola, perché sapete che più fa caldo, più si riducono gli strati di skincare. Questa con un SPF 50, secondo me l'avrei gestita un po' meglio.
Diciamo che in un mix di skincare stratificata da giorno insieme anche all'orsotonico non mi ha dato particolari problematiche, ma è un po' più corposa dell'effetto siero crema. Comunque, ne parleremo presto, ma preferisco farvi vedere cosa sto utilizzando nell'ultima settimana grazie alla collaborazione con FaceD, che ringrazio nuovamente perché il prodotto è decisamente molto buono. Infatti, questo prodotto che adesso vi vado a far vedere, che se avete visto appunto il video sapete che mi hanno gentilmente omaggiato della novità, perché tra l'altro sono andata a vedere sul sito, è l'ultima novità, pur sì, un trattamento intensivo con vitamina C e acido ialuronico. Io in questa settimana, più o meno 5 giorni, sì, 4-5 giorni, ho già finito una confezione, perché nel pack... Tra l'altro vi metto riferimenti nell'info box, comunque se andate sul sito di FaceD è il prodotto di punta. Come vi ho fatto vedere anche nell'altro video ci sono quattro confezioni. Le mini confezioni sono da 4 ml l'uno per 4. Devo dire che più o meno 4-5 giorni a boccetta ho, come dire... È vitamina C pura in acido ialuronico, quindi io nell'ultima settimana che cosa ho fatto? Non ho utilizzato l'acido ialuronico, che ho cominciato ad utilizzare quello di Cosmi, ne parliamo, ma perché ho voluto ridurre? Non perché particolarmente il clima ci sta dando grandi gioie quest'anno, basta giù gli acidi noi altri, però ho detto proviamo a vedere questa settimana come va questo prodotto in virtù del fatto che è un prodotto molto particolare. Io non ho mai provato una vitamina, non avevo ancora mai provato una vitamina C pura in acido ialuronico, trattamento intensivo anti-età in 2 settimane che unisce il potere della vitamina C pura in polvere all'acido ialuronico in 4 pesi molecolari. Capite che è praticamente un gioiellino. Un gioiellino anti-età, prevenzione, e devo dire che questo primo utilizzo, ahimè, c'è proprio l'ultima goccia, infatti andrò ad aprire, io poi tendo ah no, riusciamo a fare un'applicazione anche oggi, quindi un 6 giorni. Io poi quando finiscono le boccettine tendo a fare questo per non sprecare neanche una goccia, a maggior ragione che questo è praticamente un concentrato di effetto lifting anti-età, e faccio proprio questo. Questa è la consistenza, domani comincerò per forza di cose, non ce n'è più. Quindi sostanzialmente abbiamo non una settimana, 5 giorni di utilizzo in 4 ml, questa è la consistenza, e andiamo a metterlo. Qua, 5 giorni, sì. Io vado a metterlo così, capello. E devo dire che il fatto che da giorno, nell'ultima settimana, negli ultimi 5 giorni, io ho utilizzato solo questo concentrato di lifting, l'effetto rimpolpato, liftato, è decisamente notevole. Non mi manca assolutamente un altro strato di skincare, anzi, ed è veramente un gioiello. Credo di poter dire dopo 5 giorni di utilizzo che è veramente un gioiello. Cioè, mi piace da matti. Tonico e siero vitamina C acido ialuronico, credo si percepisca già l'effetto. Ha un leggero effetto sticky sticky, ma non è, come dire, spiacevole. Ovviamente adesso io non ho finito, quindi ok, però è anche una buona texture pre-makeup, anche se manca la protezione solare. L'effetto mi piace molto. Devo dire che essendo comunque un prodotto molto concentrato, mi sento di poter dire dopo 5 giorni che è un prodotto notevole, veramente notevole. Vado già a preparare, non sprechiamo nulla, la punta con un po' di prodotto. Vado già a preparare praticamente
la seconda boccettina gioiello con la pipetta di erogazione, perché ce n'è chiaramente una, così domani mattina è già pronta. Una roba alla volta, è mattina adesso, però basta. Fermate il mondo, voglio scendere. Basta, Caterina, con i pipponi. Ho messo la goccina per non sprecarla qua. Nulla, devo dire che veramente è un signor prodotto. Niente da dire. Non, ripeto, non avevo mai provato un concentrato di questo tipo ed effettivamente l'effetto mi piace molto, 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 molto. Buonissimo. Ringrazio nuovamente il team di FaceD, perché mi ha dato l'opportunità di provare questo buonissimo prodotto e grazie. Veramente sono molto soddisfatta di questo utilizzo. Essendo comunque concentrato, basta veramente poco per capire la resa ed è ottima. Ora, come siero contorno occhi, ho preso la seconda confezione che no, non avevo dato mia mamma, magari se ritorno la riprendo, gliela faccio provare, però devo dire che perché quando ne avevo presi due, questo era il secondo, avevo detto boh, magari lo regalo a mia mamma, ma le avevo poi regalato altre cose anche per la festa della mamma, eccetera. E questo, siccome ho finito l'altra confezione, me lo utilizzo io. È un siero contorno occhi che a me piace molto, contiene caffeina, niacinamide, contrasta lo scuro delle occhiaie, il gonfiore, ha una buona idratazione. A me piace molto. Devo dire che la linea alla caffeina di Primark, se mi seguite lo sapete, mi piace molto a partire dai peciocchi. Io trovo che sia una linea low cost, super mega low cost, ma estremamente di qualità. Io la vedo così. Quello che ho provato mi è piaciuto. Non ho provato tantissimo. È mio obiettivo provare anche altre cose, ma sono veramente affezionatissima alla linea alla caffeina. È già appunto, è la seconda confezione, ce n'è una nei Finiti Beauty di cui poi parleremo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e iscritti. Così restate sintonizzate su tutti i prossimi video. Questo è un siero contorno occhi che costa 4,50 euro. Sì, l'avete visto bene? Sì. Mi piace, non mi dà problemi, si setta bene sotto il trucco, idrata bene. È un siero, ovviamente. Poi, se non siete da skincare stratificata, magari vi può bastare, a me no, però non secca assolutamente la pelle, dà una buona idratazione, si massaggia bene, a me piace molto. Io avevo provato di questa linea, se mi seguite lo sapete, e se non mi seguite fatelo, mi raccomando, l'acido mandelico, ma so che ci sono altri sieri che presto o tardi riuscirò ad ampliare le mie referenze, perché se troviamo super mega chicche low cost, ottimo. A me questo siero contorno occhi alla caffeina piace molto. Sono alla seconda confezione, mamma, poi te lo farò provare. Molto molto buono. Da giorno, allora, sto utilizzando da un po' Clean Organics Firming Eye Cream. Una ragazza di voi l'avevo appena preso, mi aveva chiesto cosa ne pensassi, ma l'ho cominciato da poco perché ho finito l'altro prodotto di cui poi parleremo. Lo sto utilizzando da un po', più o meno una settimana, 10 giorni scarsi, ma adesso l'ho inserito come siero contorno occhi serale. La combo skincare contorno occhi dell'ultimo periodo serale, devo dire che insieme a questo è un'altra cosa. Da 3-4 giorni mi sta dando buone vibes, di cui poi parleremo, ma sapete che devo testare un attimo. È un contorno occhi che comunque mi piace, ma ho reinserito da giorno questo. Vi faccio vedere proprio una puntina, giusto nella zona critica qua, giusto per farvelo vedere, perché utilizzeremo l'altro. Io metto anche il contorno occhi qua, sì. Questo appunto è l'effetto, vedete che è un effetto decisamente cream to gel, vediamola così. Se
Si massaggia bene, non è colorato, idrata bene, distende, è un buon contorno occhi. Perché ho deciso di spostarlo come sia il contorno occhi? Perché negli ultimi 3-4 giorni ho proprio, mi sono maggiormente concentrata sulla skincare del contorno occhi. Perché lo sapete, perché per me questa zona è sempre sotto l'occhio clinico e sto facendo una bella botta di idratazione, distensione, massaggi, rimpolpamento della zona e ve ne parlerò presto, sono 3-4 giorni che lo faccio, poi ne parliamo. In ogni modo, anche da giorno non mi è dispiaciuto perché l'ho utilizzato una settimanella buona. È anche molto interessante per il fatto che ha questo erogatore leggermente massaggiante. Io l'avevo preso su Amazon a circa 19 euro, non è poco per 15 ml, ma è comunque un buon prodotto che a mio avviso però va lavorato, nel senso va massaggiato bene e mi piace sempre in combo con un altro prodotto, non lo so, sarà che sono abituata ad utilizzare comunque doppio prodotto nella zona del contorno occhi, quindi sono un po' più critica. Devo dire che potrebbe anche andare bene da solo, ma io consiglio sempre siero contorno occhi e contorno occhi. In ogni modo, non ho nulla da segnalare. Vi aggiornerò quando ci saranno tutte le costellazioni idonee della skincare in generale, skincare contorno occhi da sera, visto che nell'ultimo periodo l'ho modificata. Ho ripreso ad utilizzare questo contorno occhi qui, che non è nuovo su questi schermi, ne avevo un altro in scorta, però mi sono resa conto che hanno cambiato il packaging. Non lo so, mi ricordavo che gli altri erano un po' più cicciottelli, vado a memoria. Ne ho utilizzati credo due o tre confezioni, anche questo 15 ml. E ho ripreso ad utilizzare questo perché sapete che da giorno sono sempre molto attenta alla luminosità, a maggior ragione che in teoria era arrivato il caldo per 4-5 giorni. Adesso è 2 giorni che bombe d'acqua, aria fredda, vabbè. Comunque, visto il mese, ho voluto riprenderlo perché è comunque leggermente correttivo. Secondo me comunque hanno cambiato leggermente anche la formulazione rispetto ai precedenti identici perlomeno da fuori. È leggermente correttivo, io lo massaggio bene. Mi piace perché vedete che dà questa luminosità. Sì, io abbondo, sapete che abbondo e questa cosa non mi dà assolutamente fastidio, anzi, qui ne ho messo un po' di più, ci spostiamo di qua. Questo in combo con il siero alla caffeina del contorno occhi di Primark mi piace e guardate come dà subito un ulteriore effetto sveglia. Obiettivamente è bellissimo. Non lo so, rispetto al precedente, secondo me hanno cambiato qualcosa perché lo trovo un po' più corposetto. Fatemi sapere se sapete se hanno cambiato qualcosa, però vado un po' a memoria, mi sembra che le componenti siano le stesse, effettivamente è molto illuminante, ma a me piace molto da giorno questo contorno occhi. E ripeto, se mi seguite sapete che non è assolutamente la prima confezione che utilizzo. Niacinamide, caffeina, vitamina C e polvere di banana, contorno occhi, spento e stanco. Eccomi. L'idratazione non è mai abbastanza, la componente illuminante c'è, tenete conto che anche il siero contorno occhi di Primark è alla caffeina, quindi abbiamo una buona dose di sgonfiamento e sveglia, quindi mi piace molto, questo ve lo riconfermo, un ottimo contorno occhi da giorno, prezzo assolutamente gestibile perché su Amazon si trova anche a circa 7 euro, centesimo più, centesimo meno, mi piace da matti e quindi l'ho ripreso ad utilizzare volentieri. Poi come SPF 50, allora, se appunto avete visto il video di Face D, sapete che il brand, oltre al siero, mi ha gentilmente omaggiato dell'Hydra Sun Invisible Cream SPF 50,
che non andremo a mettere quest'oggi. L'ho utilizzata una volta perché ero troppo curiosa. È molto, molto, molto corposa. È una buona crema solare, ma la trovo troppo corposa per un sotto make-up. Credo che la sfrutterò da luglio inoltrato in avanti, quando, boh, giugliacide noi altri, vedremo che clima ci sarà, che andrò proprio in riduzione totale di altri prodotti, abbonderò, non che io già non la metta l'SPF, però avendo su meno prodotti, questa sarà una protezione solare più performante perché è più corposa. Ora, ho fatto questo ragionamento, potrò modificarlo, vediamo, ma in ogni caso in questa fase per me è troppo corposa, la utilizzerò probabilmente tra qualche settimana. Quindi, se ce l'avete in scorta, tenete in considerazione che è veramente molto corposa e sotto make-up è un po' esageratina, ecco. Non sono d'accordo sull'effetto invisibile, ecco, questo devo dirlo. È molto buona perché ho avuto proprio la percezione di protezione, si crea il film ultra leggero, proprio la pelle la vedi che è protetta, però è troppo corposa per un effetto sotto make-up. E quindi su rese varie ed eventuali, scusate, di questo prodotto ci dobbiamo aggiornare più avanti, perché chiaramente sotto make-up, ripeto, è un po' esagerato. Che cosa c'è qua? Ah, un campioncino! Ah, che non l'avevo manco visto! Pur Plump acido ialuronico, niacinamide Provit B5. Proveremo anche questo campioncino. Interessante, non l'avevo manco visto, pensate. Mettiamolo qua, così lo vedo. E quindi per quanto riguarda questa protezione solare, appunto, tenete in considerazione che è molto corposa. Sto utilizzando da un mese inoltrato questa vitamina C di Garnier Skin Active, anti-UV, quotidiano, fluido, antimacchie, glow, previene e riduce le macchie, uniforma e illumina, SPF 50 UVB e UVA, SPF 50+, scusate, che sapete che avevo preso appunto da DM insieme a Balea, Annessi e Connessi, se avete visto il video cercatelo, non è vintage, e quindi la sto utilizzando da un mese abbondante. So che c'è anche la versione normale e la versione niacinamide. Io, quando me le sono trovate tutte davanti, cosa che vi dissi anche in quel video, ho puntato sul glow, perché noi dobbiamo essere sempre luminose. Allora, è una protezione solare che mi sta piacendo molto. È leggermente correttiva, uniformante, ricorda un pochettino il contorno occhi che abbiamo appena messo insieme. Trovo che siano insieme un'ottima combo. Questa sostanzialmente è la quantità che metto io. Tanta, questa è la quantità che io ritengo opportuna, perché bisogna proteggersi. E questo è l'effetto. Vedete che dà proprio questo effetto correttivo, uniformante, che in questa fase di clima pazzo, ma comunque umido, ci aiuta a sentirci bene in ordine senza abbondare magari di prodotti make-up. L'effetto uniformante di questa protezione solare è veramente, credo, lampante. Cioè, se poi siete persone make-up, no make-up, questo dà un effetto effettivamente molto correttivo, secondo il mio punto di vista. Nel senso, io sapete che sono un po' fanatica della zona contorno occhi, occhiaie, eccetera. Quindi comunque quest'anno ho trovato delle chicche di cui vi parlerò. Tendo sempre a voler coprire anche poco, se fa molto molto caldo, ma questa zona per me è sempre sotto l'occhio clinico. Ma devo essere onesta, cioè è una crema solare con un effetto correttivo decisamente notevole che, anche per me, che sono un po' precisetti, soprattutto in questa zona, mi fa dire, mamma mia, cioè mi sentirei quasi a posto. Mi piace veramente tanto, è un'ottima protezione solare che francamente mi auguro che rimanga in gamma, perché mi piace tanto, e nell'ottica dei 10 euro per 40 ml, che comunque non è che dura 2 giorni, mi piace molto.
Sono curiosa di provare la versione nel pack blu alla niacinamide, vediamo un attimo. Quella normale preferisco puntare su questa che è leggermente correttiva. L'altra mi incuriosisce, vedremo. In ogni modo questa a me piace molto, ve la straconsiglio, mi piace da matti e poi come prezzo decisamente competitivo e, come dire, accessibile. Nulla, spero che la mia skincare da giorno dell'ultimo periodo con gli ultimi aggiornamenti, qualche chicca, vi sia piaciuta. Ovviamente nel corso dell'utilizzo parleremo delle altre caratteristiche, sapete che poi continuo i test, insomma, restate sintonizzate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e iscritti, seguitemi anche sugli altri social, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se così è stato, vi invito a lasciarmi un mi piace, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciarmi un like di supporto, quante volte l'ho detto, e vabbè. Ci vediamo alla prossima. Ciao!